Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Thunder Official. Sì, ho cambiato nome su YouTube. Tanto il gamer IQ mi piaceva non mi piaceva così tanto, quindi ho detto vabbè, dai, cambiamo nome. Quindi il mio nome ora è underscore Thunder Official underscore. Quindi, allora, siamo qui in questo nuovo video su una nuova serie, diciamo, di Carmageddon Max Damage. O max damage, quello che è Carmageddon max damage con la mod di Carmageddon 1. Per chi non conosce, è un gioco di Silence Games Ltd che è stato creato e sviluppato nel 1995 ed è molto era stato un capitolo molto successivo, diciamo. È stato un capitolo fantastico, ecco, non trovavo le parole, scusate, cazzo. E oggi c'ho anche Dio Bono, cioè c'ho il cazzo di raffreddore, madonna. Vabbè, sa niente, capita. Prima o poi doveva venire tanto, quindi. Doveva venire tanto, no, quindi vabbè. Allora, vabbè, a parte il raffreddore e tutte le cazzate, oggi siamo qui su questa mod. Trovate il link in descrizione di tutte le mod che uso su Carmageddon Max Damage. Partiamo subito con com'era? Una pista di Carmageddon 1, Blood on the Rooftops. Andiamo subito, per un po' non parlo, quindi vabbè. Non parlo. 3, 2, 1, go! Infatti vedete i palazzi qui accanto, sono tutti in bassa definizione. Perché dici? Ma perché sono in bassa definizione? E ora vedete sti bug in cielo, dici? Ma hai sbagliato a installare la mod? Disinstalla, reinstalla. No, è un bug, mi ha detto il creatore Trent. Hi Trent. Mi ha detto che è un bug della mod e che non si può fare niente, credo. Forse la sistemerà in un'altra versione perché è in beta questa versione. Beta. E ancora in fase di sviluppo, work in progress, quindi allora non mi prenderei mai, no, i pezzi delle auto non si staccano perché queste auto sono del 95, essendo del 95 non si staccavano ma si piegavano così, cioè si piegavano, insomma, esempio. Ah, ho sbagliato, scusate. Non era un esempio corretto. Ora ve lo faccio vedere un altro esempio. Sperando che non mi tanghi. Dio santissimo. Notate, dentro non c'è niente perché è solamente esterna la mod, insomma. La mod è solamente esterna, eppure. Quindi, essendo esterna, non c'ha le texture dentro perché è solamente una mod, infatti. Riproviamo sperando che non mi tanghi di nuovo perché sono a bestemmio. Ok, le macchine una volta si piegavano così. Sì, c'era questa fisica che si piegavano così nel 95. Esattamente così. Poi mi sa non di più. Vi faccio anche un gameplay se volete su Carmageddon 1 del 1995, che sono tutte le stesse piste del 95,
reimportate su Max Damage del 2016. Se arriviamo a 5 like, vi porto un episodio di Carmageddon 1995. Ve lo prometto. Allora, allerga al cazzo di merda di polizia. Vai, vai. Guardate quello. E ci sono tutte piste, livelli e macchine del 95 rimportate più reali. Tutte le auto che sono qui dentro adesso in gioco, che sto usando o che ho contro, sono del 95, anche questa. Allora, vediamo un po'. Vediamo, vediamo. Oh, bene. Guarda a mano. Scusate se non parlo, ma sono concentrato. Ok, comunque 5 like, anche se ci arriviamo entro oggi, ve lo porto. Sta per scadere il tempo, no? Thank you.
Quelle in alto a destra, dove c'è l'icona dell'auto, sono le mie forze dell'autovettura. Oh mamma mia. Sì, non so, è buggata la mod. Non c'è bisogno che anche si vede. Ovviamente è tutto un beta, quindi non so quando, ma dovrebbero correggere la versione. La correggeranno prossimamente, mi sa. Non ho idea. Allora, vediamo un po' che c'è. Posto bruciatore. No, non so che cosa. Qualunque. No, vaffanculo. Scusate se ho messo un attimo muto. Queste che ho scritto tutte C1 sono mod. Quelle dove non c'è scritto C1 non sono mod, cioè gioco originale. Questa invece aggiunge le macchine, tutte le mod. Questa è la ruspa di Salvini. No, scherzo. Vediamo, vediamo. Come vedete, questa è del gioco originale, questa no, questa no, questa no, questa sì, questa sì. Tutte quelle dove non c'è scritto C1 sono originali, cioè sono appartenenti al gioco. Questa pista, ad esempio, facciamo un esempio. Faccio un piccolo video su questa pista e poi chiudo. Ah, se arriviamo a 10 like, faccio una live su questo. Questa è Main Street, che chi ha Carmageddon e che ha giocato come me durante l'infanzia sa cos'è. Allora, vediamo un po' di rimaste merde. Ovviamente l'acqua era del 95, quindi hanno riportato tutto uguale. Merda! Questa mod è uscita il 10 febbraio
del 2018, quindi è proprio recente. Ovviamente io gioco su Steam, non è craccato, non è niente di strano, è di Steam. Ve lo garantisco, altrimenti per chi non ha Steam e ha il gioco craccato non può installare questa mod. Ve lo garantisco perché prima io avevo il gioco craccato e non mi facevano installare la mod, giustamente. E dicevo perché? E ogni volta Minji mi crashava e io facevo quei video. Perché il gioco era craccato. Il gioco deve essere originale di Steam. Su Steam questo gioco, Carmageddon Max Damage, costa 17 euro. Cioè, rendetevi conto, non è nemmeno tanto. 17 euro ed è 2016 e ancora molte persone ci giocano. Gli sviluppatori stanno già pensando, non lo so, a qualche altra idea, aggiungere altre piste, che ne so. Sicuramente non stanno con le mani in mano, ma si danno da fare, non è che stanno lì con le mani in mano fermi a dire vabbè abbiamo fatto questa mod, ora basta, perché mi sono rotto il cazzo. No, continuano ad andare avanti, portano avanti la mod, la aggiornano, non so quando la aggiorneranno, ma insomma vari cambiamenti dovrebbero arrivare. Non so quando, ma arriverà. Ottimo, finiamo l'ultima macchina. L'ultima macchina, dov'è? La inculo al mondo. Quello è un dragster ed è matto perché accelera a caso. Perché siccome è troppo veloce, non lo so, arriverà sui 1000 km. Credo, non lo so. È matto, vedete, sgomma ovunque. Tornerò, bastardo. Arriva, arriva, arriva. Questo se ti arriva dritto con quella velocità ammazza. Ok, è stordito, ammazziamolo. È di nuovo stordito. Quando ha le stelline è stordito. Vedete? Dio santo, che non di cane. Ops, eh? Vabbè. Cammina, bastardo di merda. Ora sei finito. Ok, ragazzi. Grazie, non c'è di niente. Ok, il video finisce qui. Grazie per la visione. Capito? Grazie per la visione, spero che vi sia piaciuto. Trovate tutti i link in descrizione di Minge e di Carmageddon. Con Carmageddon non il gioco perché io ho Steam, quindi trovate la mod e Minge per installarla. Grazie a tutti e arrivederci. Bella, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, 5 like, vi porto la mod di Carmageddon 1, il gioco di Stylus Games del 95, e 10 like, vi farò la live su questo.